Un nuovo centro vaccinale è stato inaugurato stamani a Pistoia alla presenza del presidente della Toscana Eugenio Ciani nel quartiere di San Biagio, nei locali messi a disposizione dall'MCL provinciale. L'obiettivo, ha detto il presidente Ciani, è raggiungere l'immunità di gregge in Toscana entro fine settembre. Noi siamo in questo momento a 30.000 vaccinazioni al giorno. E l'obiettivo è quello di arrivare a 35.000 e potenzialmente anche delle punte di 40.000. Vi dico la strategia, quando noi vedremo il virus che potenzialmente si propone in condizioni, diciamo, geoclimatiche favorevoli, cioè il mese di ottobre, voi ricordate l'anno scorso cosa accadde, la seconda ondata è il mese di ottobre, noi dobbiamo avere l'immunità di gregge. L'immunità di gregge significa che per il 30 di settembre su 3 milioni e 600 mila toscani almeno 2 milioni e 7, 2 milioni e 8 devono essere immunizzati. Oggi è partita la macchina, vedremo nell'arco delle prossime settimane di avere un'organizzazione che arrivi a 540 vaccini ovviamente giornalieri per poi arrivare fino a 700 e oltre. Allora, questo hub a Pistoia potenzia ulteriormente l'attività, non è l'unico nella nostra provincia, potenzia l'attività e si affianca alla cattedrale come punto di riferimento principale nella vaccinazione per la popolazione generale nella nostra città. Si affianca anche ai piccoli centri vaccinali che pure abbiamo dispiegato sul territorio e alle attività domiciliari e territoriali che già facciamo da mesi e che stiamo continuando a fare. Abbiamo deciso e ci siamo proposti di offrire gratuitamente la struttura, l'edificio che normalmente ospita le nostre attività come Movimento Cristiano Lavoratori. Stamani abbiamo iniziato, sta tutto procedendo regolarmente, grazie anche alla macchina sanitaria regionale.